Benvenuti a una nuova puntata dei Viaggi del Cuore. Oggi siamo nel Parco Archeologico Nazionale di Scolaci, in provincia di Catanzaro. E accanto a me c'è questa meravigliosa antica chiesa abbaziale dei Normanni del 1100, costruita con le antiche pietre del sito archeologico che qui si trova, dei Romani e dell'antica Magna Grecia. Oggi siamo in Calabria per percorrere alcuni dei numerosi itinerari religiosi di questa regione. Cominciamo mettendoci sulle orme di San Francesco da Paola, il fondatore dell'Ordine dei Minimi. Andiamo a Paola a visitare il santuario a lui dedicato. Ci troviamo nel santuario proprio di San Francesco di Paola, che è il luogo spirituale principale della Calabria, come lo definì anche San Giovanni Paolo II quando visitò questo luogo nel 1984. Francesco è patrono della Calabria, così come volle San Giovanni XXIII nel 1962, ed è anche il patrono della gente di mare della nazione italiana, Pio XII, nel 1943. Tanti sono i pellegrini che accorrono in questo luogo, nonostante siano passati ormai dalla morte del santo 5 secoli. È morto nel 1507, il 2 aprile a Tours, ed è nato proprio in questa cittadina di Paola il 27 marzo del 1416. Per cui una devozione continua, ininterrotta, che affascina soprattutto le persone della Calabria, del sud, ma Francesco va oltre questi confini. Infatti possiamo trovare luoghi di culto, chiese, altari, statue dedicate a lui in qualsiasi parte del mondo, nelle parti più sperdute anche di questo mondo. La basilica dove ci troviamo è la prima chiesa costruita dal santo dopo il romitorio, che lui volle dedicata a Santa Maria degli Angeli, titolo che la accomuna un po' alla devozione con San Francesco d'Assisi, no? Dato che è nato anche proprio per la sua intercessione. Durante la permanenza del santo a Paola viene costruita la prima parte della basilica rispondente all'attuale Cappella delle Reliquie, il resto venne poi costruito dai suoi frati. All'interno della basilica la cosa principale, il luogo principale che noi troviamo è quello proprio della cappella delle reliquie di San Francesco di Paola. Non abbiamo il corpo del santo intero perché dopo la sua morte, avvenuta appunto in Francia a Tours, venne seppellito lì, ma durante le guerre con gli Ugonotti, che erano degli eretici, entravano nelle chiese cattoliche, le devastavano e se trovavano corpi dei santi venivano bruciati. Così la stessa sorte toccò a Francesco di Paola e furono salvate dal rogo alcune reliquie che sono conservate in parte, alcune ossa ancora a Tours in Francia, e altre solo nel 1935, nell'anniversario della fondazione dell'Ordine dei Minimi, che a data tradizionale risale al 1435, furono riportate qui a Paola. Le persone che venivano qui trovavano un uomo di Dio. Le parole di Francesco erano parole semplici, non faceva grandi discorsi di prediche particolari, ma era un richiamo continuo, un po' come fa oggi Papa Francesco, insomma, siate osservanti dei comandamenti, vivete in grazia di Dio, anche in maniera molto a volte accesa, insomma, anche se l'accoglienza era il suo stile appunto dominante. Per cui il messaggio di Francesco è questo, il richiamo continuo alla conversione. Ci hanno raggiunti i ragazzi della diocesi di Mineto, Nicotera e Tropea. Benvenuti ragazzi. Oggi stiamo raccontando la storia di un santo veramente avvincente, San Francesco da Paola, che si chiama Francesco perché i genitori erano devoti a San Francesco d'Assisi e proprio al poverello di Assisi avevano affidato la richiesta di avere un figlio. È una richiesta che tanti genitori a volte affidano al cielo, e arrivato a questo figlio l'hanno chiamato con questo nome, un nome importante nella storia della cristianità. E la sua vita fin dall'infanzia è stata caratterizzata da tanti prodigi, anche da miracoli, addirittura ha avuto il dono della bilocazione. Approfondiamo allora insieme proprio questo tratto della sua vita, percorrendo il cammino di San Francesco che fa parte del progetto Le Vie Sacre della regione Calabria. Thank you.
Siamo a San Marco Argentano davanti alla Chiesa della Riforma. Da qui parte il cammino del giovane San Francesco. Non è un caso che si parta da San Marco Argentano, perché San Francesco viene portato qui dai genitori che è ancora ragazzino, a 13 anni, qui al convento francescano. In realtà si rende conto che la sua vocazione è sì quella di servire il Signore, ma non in questo modo, non in questa comunità. Quindi torna a casa, torna a Paola con l'inquietudine di chi cerca di capire qual è la sua vera strada, e quindi noi percorreremo adesso proprio questo tragitto, quello che verosimilmente lui avrà compiuto e che appunto ci porta da questa chiesa a Paola. Il sentiero del giovane Francesco non è soltanto un cammino spirituale, ma è anche un cammino naturalistico. Ad esempio si attraversano luoghi di una bellezza rara. Qui ad esempio passiamo vicino un castagno che potete ammirare di circa 700 anni. Tutti i pellegrini che vengono a fare il cammino è quello di portare con sé una pietra da casa, oppure prenderla dal percorso e lasciarla su una delle pietre miliari, delle pietre di segnale. È un gesto simbolico che sta quasi a voler abbandonare i pesi della propria vita quotidiana qui sul cammino, alleggerirsi tutto ciò che appesantisce la propria vita quotidiana. Ascoltami, ascoltami, ascoltami. Siamo arrivati a Cerzetto, la fine della prima tappa. Troveremo adesso accoglienza qui nel borgo, nelle case degli abitanti del luogo. Quando arrivano i pellegrini li accogliamo con tutto il cuore, perché sappiamo che comunque è gente di fede, è gente che si applica su dei principi molto validi, e quindi per noi l'accoglienza poi anche nella nostra cultura è sacra. Ci troviamo nel punto forse più spirituale, più simbolico di questo cammino. Si tratta infatti di un faggio che è datato 600 anni e quindi è contemporaneo a San Francesco di Paola. La comunità che ha custodito questo faggio per generazioni ovviamente ha tramandato la notizia che San Francesco usava riposarsi proprio all'ombra di questo albero. C'è un particolare proprio dove si incurva il ramo più sporgente, c'è una sorgente d'acqua all'interno di questo albero, e ovviamente questa presenza misteriosa è stata vista come un segno, come un prodigio del santo. Si tratta infatti di un santo che ha compiuto molti prodigi nella sua vita, molti dei quali hanno a che fare proprio con il dominio delle forze della natura. Dopo 3 giorni, 49 chilometri, siamo arrivati finalmente davanti alla Basilica del Santuario di Paola, di San Francesco di Paola. 3 giorni che ti possono segnare profondamente, 3 giorni che ognuno affronta con le sue motivazioni, con le sue scelte, con le sue possibilità. Come tutti i santi, anche la vita di San Francesco da Paola è ricca di tanti episodi avvincenti, anche tante difficoltà e soprattutto miracoli e prodigi. Vorrei sapere da voi ragazzi cosa vi ha colpito di più della sua storia. A me Don Davide ha colpito molto la sua relazione con il creato, in questa vita eremitica che faceva, e questo sperimentare l'incontro con Dio nel creato, perché anche a me è una cosa che piace molto, quando mi ritiro in preghiera, contemplare il creato, è un incontro con Dio in questo incontro nel creato.
c'è un contatto speciale, sono delle cattedrali a cielo aperto, questi luoghi così belli. Tu hai citato un aspetto della sua vita che ha attratto molti giovani a seguirlo e grazie a questo è nato l'ordine dei Minimi, perché tanti giovani all'epoca l'hanno seguito proprio nella vita eremitica. Ora però noi ci spostiamo e proseguiamo il nostro viaggio del cuore andando a Paola, visitando i luoghi dove ha vissuto proprio il santo. San Francesco è stato un grande santo perché la sua vita era improntata solo a credere nella croce del Signore. I luoghi legati a San Francesco sono la casa natale, tuttora esistente, naturalmente trasformata, dove hanno realizzato una chiesetta, dove ci sono delle funzioni religiose e si trova proprio nel centro di Paola dove è nato San Francesco. Questo è uno dei, è il più importante luogo che ricorda il nostro santo. Esiste una porta chiamata la Porta di San Francesco, sempre a pochi centinaia di metri dalla casa natale, dove si dice che San Francesco abbia protetto il popolo paolana dalle invasioni barbariche che c'erano in quei tempi, ed esiste ancora questa statua di San Francesco su questa porta, che è l'entrata della città. Proseguendo ancora nel centro si arriva in un piazzale, detto Piazzale delle Sette Fontane o Piazzale dei Miracoli. Anche lì la tradizione popolare racconta che il papà di Francesco, Giacomo Martolilla, probabilmente possedeva un giardino e che Francesco, vedendo il papà affaticato dal prendere quest'acqua facendo magari su e giù da un ruscello che arriva lì poco più avanti, con il suo dito fece sette buchi nella roccia e da lì ancora oggi ecco è presente quest'acqua. Inizialmente Francesco ha edificato insieme ai primi volontari, ai primi seguaci, meglio dire, nel 1435 l'antico romitorio, quindi nelle grotte noi abbiamo il primo luogo, la primissima chiesa, possiamo definirla, dove piano piano Francesco abbandonò uno stile di vita eremitico per dedicarsi invece a uno stile di vita comunitario e proprio in quel luogo Francesco condivideva dei momenti di preghiera. Quando invece fu necessario a un certo punto, visto l'ingente numero di pellegrini che affluivano qui in santuario, fu resa necessaria la costruzione di una chiesa più grande, la costruzione dell'attuale santuario iniziò intorno al 1452. È venuta a trovarci Vittoria Pisciandaro, giornalista della rivista Credere, che ha proposto ai suoi lettori proprio approfondimenti su San Francesco di Paola, un santo mistico ma anche sociale, e proprio con il re di Napoli si oppose. Sì, Francesco di Paola è un mistico perché lui dedica la sua vita anche all'eremitaggio e pensa che istituì il quarto voto per i suoi seguaci, che era appunto l'astinenza dalle carni, oggi potremmo dire, per renderlo contemporaneo, che è il patrono dei vegani. Però proprio come i profeti del Primo Testamento, Francesco si ritira nel silenzio e ascolta la voce di Dio che gli comunica cosa dire al suo popolo. E qual è il popolo di Francesco di Paola? Siamo sotto gli Aragonesi, regno delle due Sicilie, sistema feudale, i ricchi se la passano bene e i poveri sono tassati in maniera vergognosa. Ecco, Francesco di Paola denuncia tutto questo, mettendo insieme quella misericordia e quella giustizia di cui oggi ci parla anche Papa Francesco. E mi sembra importante ricordare che proprio lo scorso anno, che ricordava il sesto centenario della nascita di Francesco di Paola, i vescovi della Calabria hanno scritto una lettera ai calabresi in cui dicevano, prima di tutto, che bisognava dare il voto alle persone che coniugavano la misericordia, l'attenzione al popolo con la giustizia, quindi premiare i politici onesti. E agli affiliati alla 'Ndrangheta chiedeva la conversione del cuore e prometteva il perdono. Quindi ecco che la contemporaneità anche del messaggio di Francesco di Paola si rivela in questa lettera dei vescovi calabresi. Guardando l'aspetto un po' più mistico, c'è un episodio particolare in cui Francesco di Paola sembra che sia diventato invisibile di fronte ai soldati di Ferrante d'Aragona.
Beh, Ferrante d'Aragona era evidentemente molto turbato da questo santo, che quindi conquistava anche tanto il consenso del popolo, che comunque denunciava le ingiustizie, e quindi ricorre ai mezzi classici del potere nei confronti del santo libero. Da un lato l'intimidazione, gli manda i soldati per arrestarlo, però questi arrivano in chiesa a Paola, Francesco è in preghiera davanti al tabernacolo e si rende invisibile, non riescono a trovarlo. L'altro tipo di intimidazione è la corruzione. Francesco, nel suo viaggio da Paola in Francia, si ferma alla corte di Ferrante e Ferrante gli presenta un vassoio colmo di monete d'oro, dicendo che è un omaggio, un dono per la costruzione di un convento. Francesco prende una di queste monete, la spezza in due, dalle monete esce il sangue e Francesco di Paola dice: questo è il sangue dei tuoi sudditi, le vittime della tua ingiustizia. Grazie Vittoria, e i miracoli compiuti da San Francesco di Paola sono tantissimi e anche oggi molti si rivolgono a lui proprio per ottenere una grazia. Nel 2007 esattamente io ho accusato dei dolori fortissimi al fianco, e mi hanno portato più volte in ospedale. Ho avuto un sacco di problemi, ho rischiato di perdere la vita, mi hanno ricoverato in ospedale 9 volte consecutive per la durata di un anno, ho fatto quasi un anno di ospedale. Nella notte in cui i medici disperavano di potermi salvare, io ho sognato la figura di un frate con un fisico possente, incappucciato, il viso non si è visto, c'era una grossa macchia nera al posto del viso, il bastone tipico di San Francesco di Paola, e soprattutto aveva in mano questa figura di frate un fazzoletto bianco di cui si serviva mia moglie per asciugarmi il sudore della fronte. Il frate compiva la stessa azione di mia moglie. Il giorno dopo, cioè la notte, l'ho superata, per fortuna, ed ho aperto anche gli occhi al mattino. Ho cercato di far fugliare qualche parola, ma non ci sono riuscito. Volevo spiegare che cosa avevo sognato e non ci sono riuscito. Poi, a distanza di tempo, lentamente, giorno dopo giorno, lentamente ho recuperato la mia salute. Da allora poi ho recuperato tutte le mie forze, ho rimesso i chili che avevo perso e sono tornato a fare la mia vita di prima. Anche oggi è venuta a trovarci Chiara Mirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti. Noi abbiamo conosciuto San Francesco da Paola, che ha fondato l'Ordine dei Minimi, un ordine che vive tutto l'anno la Quaresima. Allora Chiara, vorrei chiederti: qual è il senso della penitenza, dei fioretti, come e quando bisogna viverli? Ma il senso credo che ce lo dice Gesù stesso nel Vangelo, Matteo 12:7, misericordia io voglio e non sacrificio, quindi il senso è l'amore, cioè si cercano varie forme di sacrificio e di penitenza, ma per crescere nell'amore. Tutti noi, volenti o nolenti, abbiamo le passioni che tendono un po' a prendere le redini del timone della nostra vita e spesso ci rendono non del tutto capaci di quell'amore che Gesù ci ha insegnato, e quindi la mortificazione ci fa crescere nel dominio di sé. C'è un passo molto bello nella scrittura che ci fa comprendere anche quali sono le caratteristiche del digiuno, quindi come dobbiamo fare penitenza, sacrifici, che è Isaia 58, che mi è sempre rimasto molto impresso, perché dice: voi digiunate fra litigi e alterchi, colpendo con pugni iniqui, e pensate che sia questo il digiuno gradito al Signore. Non è questo il digiuno gradito al Signore, è piuttosto spezzare le catene del giogo, mandare in libertà gli oppressi, accogliere il misero nella propria casa, e vestire chi è nudo e senza mai distogliere gli occhi dalla propria gente.
Ecco, quindi credo che proprio sia questo, no? Crescere nell'attenzione a chi è in difficoltà, nell'attenzione, non accontentandoci di un sacrificio che sia, ok, oggi risparmio 4 euro e li do al povero, mi sono lavato la coscienza, no? Ma sempre puntando a quell'amore di misericordia che è patire con il povero e che è quell'amore che Gesù ci ha insegnato, che si è fatto carico. Ecco, quindi penso che sia importante non accontentarsi di quel digiuno per l'elemosina, di lavarsi un po' la coscienza, no? Ma essere proprio immersi in quell'amore che ci ha insegnato Gesù, che è il sacrificio più difficile, perché devi mortificare una parte dell'ego, dell'io che ha le sue pretese, per essere attento ai bisogni del fratello. Il fratello che è nella sofferenza, che è nella disperazione, che grida, spesso ci scomoda. Ecco, credo che la vera penitenza è proprio questo saper rinunciare a qualcosa di noi per essere dono, come Gesù ci ha insegnato, per chi c'è accanto, ricordandoci che qualunque cosa abbiamo fatto al più piccolo, l'abbiamo fatta a Gesù. Grazie Chiara, dunque un piccolo allenamento del cuore perché sia veramente libero di amare. E allora adesso noi ci fermiamo proprio per allenare il nostro cuore, fermandoci nella Santa Messa, dove il Signore si dona completamente a noi, qui su Rete 4. Ma subito dopo prosegue il nostro viaggio del cuore in questa terra meravigliosa, la regione Calabria. Bentornati ai Viaggi del Cuore. Prima della Santa Messa siamo stati a Paola, in provincia di Cosenza, per conoscere meglio la storia di San Francesco da Paola, il santo fondatore dell'Ordine dei Minimi, che ha compiuto numerosi miracoli e prodigi. Accanto alla basilica a lui dedicata c'è la Zona dei Miracoli. Visitiamola. Here they come, oh, take an angel by the wings, beg her now for anything. San Francesco, ecco, ha compiuto nel corso della sua vita qui in questo luogo meraviglioso che è il santuario diversi miracoli. Cominciamo proprio col parlare del miracolo alla fornace, detta anche calcara, che è il luogo dove gli operai cuocevano la calce che era necessaria per la costruzione proprio di questo santuario. Mentre, ecco, gli operai cuocevano la calce all'interno di questa fornace, si sono verificati due prodigi. Il primo è legato alle fiamme e al forte calore che vi era all'interno di questa fornace. In pratica gli operai si sono resi conto che il tetto stava crollando, quindi allarmati chiamarono Francesco, il quale subito arrivò presso la fornace, vi entrò all'interno senza avere paura di queste fiamme. E tra l'altro voglio fare una piccola parentesi, Francesco è conosciuto anche come il fraticello che tra virgolette giocava con il fuoco, nel senso che lui non si faceva niente, reggeva in mani i carboni ardenti e non si bruciava, quindi senza avere paura entra all'interno della fornace, quindi avrà avuto il tempo probabilmente di aggiustare in pochi attimi questo tetto e ne esce completamente illeso. Il secondo miracolo invece che ha compiuto presso questa fornace è attribuibile all'agnellino Martinello. Si racconta in effetti che gli operai, siccome Francesco vive in un contesto storico in cui vi era tanta carestia, gli operai erano affamati, Francesco un giorno si allontanò dal santuario e affidò a Martinello, che lui amava, adorava, probabilmente come noi oggi abbiamo e adoriamo un cagnolino o un gattino a casa, ecco, lo affidò agli operai. Gli operai durante la sua assenza, siccome erano molto affamati,
santi pensarono bene, ma fecero male, di prendere Martinello, di cucinarlo, se lo mangiarono tutto e dopodiché gettarono le ossa all'interno della fornace. Quando Francesco tornò qui in santuario, ecco, chiese inizialmente agli operai, non vedendo Martinello avvicinarsi a lui, se lo avessero visto. Gli operai, insomma, rimasero così, senza rispondere, insomma, dissero probabilmente non sappiamo dove sia Martinello. Sta di fatto che lui si pone all'ingresso della fornace e dice: Martinello, Martinello, dove sei? Vieni fuori. Ecco che Martinello è stato risuscitato dal nostro santo. La Cucchiarella invece è una fonte d'acqua miracolosa, proprio perché scaturisce dal tocco che Francesco fece su quella roccia con il suo bastone. Gli operai che lavoravano tanto e così impegnavano per la costruzione di questa basilica si lamentavano che erano assetati e ogni giorno dovevano attingere dell'acqua facendo su e giù probabilmente per questo torrente Isca. E allora un giorno Francesco, ascoltando un po' quello che loro dicevano, nei pressi di questa roccia si avvicinò con il suo bastone, la toccò e da lì ne fuori uscita quest'acqua, che se noi oggi obiettivamente andiamo lì a vederla ci rendiamo conto che non esce fuori come una fontana, ma bensì gocciola proprio dalla pietra. I pellegrini che si recano qui in santuario con tanta fede attingono utilizzando questo mestolo quest'acqua e tutti bevono da questa stessa cucchiara senza che si siano mai verificati casi, diciamo, di malattie, anzi al contrario si sono invece manifestati tanti miracoli di guarigione. Proseguendo ancora per la Via dei Miracoli è possibile anche oltrepassare il cosiddetto Ponte del Diavolo. In ogni modo la leggenda racconta che il santo costruì questo ponte e durante la costruzione il diavolo gli apparve. E dove stava la beffa? Da una parte il diavolo si offrì di aiutarlo, ma voleva in cambio l'anima del primo essere umano che, terminato poi i lavori, avrebbe potuto attraversare questo ponte. Secondo la leggenda, Francesco fece attraversare un cagnolino, per cui il diavolo si adirò perché non voleva l'anima del cagnolino, e si dice poi che dalla rabbia, ecco, tirò a metà del ponte, c'è una macchia, quella macchia noi la chiamiamo il pugno che il diavolo diede per la forte rabbia che ebbe, e in corrispondenza di questo pugno sembrerebbe esserci un foro su questo ponte, come se il diavolo avesse voluto tirare un calcio e il suo intento era gettare il cagnolino all'interno del torrente Isca. E torniamo a parlare del principale protagonista della nostra puntata, San Francesco di Paola. Lo facciamo con l'autore di questo libro per l'edizione San Paolo, che è Andrea Di Consoli. Ben trovato. Grazie. In questo libro, Il miracolo mancato, il santo è il protagonista. Cosa l'ha più colpita? La cosa che mi colpisce sempre di San Francesco di Paola, una vicinanza ai poveri e alle persone più umili. All'epoca, devo dire, le condizioni politiche del Mezzogiorno non erano così facili, insomma, no? C'era una situazione molto complessa. E devo dire che nonostante questa sua vicinanza ai poveri, lui non aveva nessun pregiudizio nei confronti di chi rappresentava la classe egemone, nei confronti dei ricchi. Vede, questo è l'aspetto, secondo me, più importante di questo santo, ed è un aspetto che non viene sottolineato a sufficienza, perché le creature sono tutte uguali. E la fede è qualcosa che non può essere valutata in base alla povertà. Non può essere la povertà l'unico parametro di valutazione della importanza e della forza della fede di una persona. Lui ha guarito persone umili, ha guarito contadini, pastori, persone, diciamo così, di quella Calabria umile che all'epoca era dominante. E però ha anche curato ed è stato vicino a baroni, a persone che venivano appunto da quelle classi dominanti ed egemoni. Questo secondo me è uno straordinario messaggio, non soltanto spirituale, ripeto, la fede è unica per tutti, ma è anche un messaggio politico. Il messaggio politico è che la fede deve sanare le ferite sociali e non deve inasprire i conflitti sociali e le contrapposizioni fra classi. San Francesco di Paola ha un rapporto particolare anche con i potenti e qui nel libro lei analizza il rapporto con il re di Francia, Luigi XI. Come mai? Il re di Francia si ammala di un colpo apoplettico, quindi credo, presumo, un ictus, diciamo, per cui
prova in ogni modo di guarire, di uscire da questo grave momento suo personale, e viene a sapere da un napoletano di questo santo calabrese. Lo manda a chiamare, ma San Francesco si rifiuta di andare in Francia. Il re di Francia fa intervenire il re di Napoli, il quale lo implora, e ugualmente San Francesco si rifiuta, finché interviene il Papa. E di fronte alla richiesta del Papa, San Francesco ubbidisce e inizia questo viaggio. Quando arriva a Tours dal re di Francia, inizia uno strano dialogo, uno strano rapporto fra questo santo umile calabrese e l'uomo, uno degli uomini più potenti d'Europa. Il re si aspetta di essere guarito, ma San Francesco non lo guarisce. E il re incomincia a innervosirsi, ad arrabbiarsi, e pensa di essere stato raggirato, e pensa che quest'uomo voglia una ricompensa, oppure voglia approfittare di questo suo potere. Ma la verità vera è che, ecco, anche lì San Francesco non giudica il potente, ma giudica l'uomo. Sente che il miracolo più grande che deve fare a quell'uomo, al limitare della vita, è il miracolo della fede. È la conversione. È la conversione. Ma San Francesco inizia un dialogo molto più profondo con lui, ed è un dialogo appunto di fede, e riesce a farlo morire nella pienezza della fede, della consapevolezza di una, come dire, di una vita superiore, che non si esaurisce ovviamente su questa terra. Questo episodio è molto importante, perché tanti si chiedono: ma come mai il Signore guarisce alcuni, altri no? Ci sarebbero tante spiegazioni, ma ricordiamoci che anche nel Vangelo Gesù non ha guarito tutti i ciechi. E questo è qualcosa che interroga profondamente la fede. E in questo senso esiste il miracolo, il mistero del miracolo. Grazie Andrea per essere stato con noi, e noi proseguiamo il nostro percorso. San Francesco di Paolo è anche il protettore della gente di mare. E c'è un episodio miracoloso importante, proprio il suo attraversamento sullo stretto di Messina con il suo mantello steso, dopo che il barcaiolo Pietro Coloso si era rifiutato di traghettare gratuitamente lui ed alcuni suoi seguaci. I pescatori della Calabria sempre si rivolgono a lui e anche alla Vergine di Piedigrotta. E noi lì andiamo, in questa grotta dove viene venerata, vicino a Pizzo Calabro.